Buonasera Daniele Emanuelli, benvenuti alla 17ª puntata in stagione di Calcio di Rigore. Una puntata come sempre ricca di ospiti ma tantissimi servizi, quindi mi raccomando rimanete con noi. Ma come sempre, prima di iniziare, vado a presentare chi mi affiancherà nella conduzione. Do la buona serata alla nostra Veronica Lisotti. Ciao Veronica. Ciao Daniele, ben ritrovati. Ripartiamo con Calcio di Rigore. Anche questa sera davvero il piatto è ricchissimo. Partiremo con le immagini relative alla grande sfida di questa domenica Bellaria e Rimini, quindi dal campionato di eccellenza. Ci sposteremo poi invece in promozione, dove andremo a vedere quello che è successo tra Gambettola Russi e Fosso Ghiaia San Pietro in Vincoli. Per quanto riguarda invece il campionato di promozione Girone A Marche, c'è stata la sospensione, quindi i campionati relativamente dall'eccellenza fino ai giovanissimi marchigiani sono stati sospesi, gare rinviate quindi a sabato e domenica prossima. Andremo però a vedere il punto della situazione per poi spostarci invece in prima categoria nel girone H, dove andremo a vedere quello che è successo invece fra Real Miramare e Vista Nuova Feltria. Come sempre, per interagire con noi 333 60 94 299 tramite SMS o tramite WhatsApp. Poi abbiamo la nostra pagina Facebook calciodirigore.official e per chi di voi volesse rivedere la nostra puntata vi invitiamo a visitare il portale che ormai conoscete, www.romagnasport.com. E allora direi che siamo pronti per partire. Con noi abbiamo davvero tantissimi ospiti e un ospite speciale questa sera, vero Daniele? Eh sì, iniziamo a presentare il nostro opinionista fisso Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. Andiamo a salutare e diamo il benvenuto nei nostri studi all'allenatore del Diegaro, Stefano Scarpellini. Buonasera a tutti. E qui salutiamo un piccolo amico, ovvero suo figlio Samuel Scarpellini. Ciao buonasera Samuel. Buonasera a tutti. Ciao, buonasera a te. E infine salutiamo il centrocampista dell'Igea Marina, Andrea Gavanin. Salve, ciao a tutti. Ciao Andrea, innanzitutto come stanno i tuoi compagni? Abbiamo detto la scorsa settimana, purtroppo non abbiamo potuto parlare della vostra bellezza che sta nel campionato che state facendo. Un incidente c'è stato per via della partita col Verrucchio, com'è andata? In primis, guarda, vorremmo ringraziare la società Villa Verrucchio che si è resa subito disponibile a rimandare la partita, e non è così scontato, e quindi la ringraziamo vivissimamente. E poi per fortuna, fortunatamente, non c'è stato niente di grave per i nostri compagni, a parte Mina Capilli che si è rotto il malleolo, quindi l'abbiamo perso per un bel po'. Eh sì, e poi mi dicevi a telecamere spente che mercoledì molto probabilmente giocherete in recupero con il Verrucchio, giusto? Esattamente, mercoledì sera recuperiamo a Villa. E dunque anche l'appassionato di calcio, soprattutto di questo girone di prima categoria girone H, ricordiamo appunto l'appuntamento allo stadio di Verrucchio. Samu, abbiamo saputo da tuo papà e anche da te prima, telecamere spente, sei tifoso di quale squadra? Napoli. Ecco, dillo a questo signore qui, guarda, dillo, forza Napoli. Perché... Forza Napoli. Dopo ti spiegherò il perché. Però tuo babbo ci ha detto anche che giochi a pallone, ha la sua stessa passione. In che squadra giochi e che ruolo? Martorano. Sei? E attaccante. E quanti gol hai fatto nell'ultima partita? Nell'ultima partita le ho fatti due. Però va bene, perché comunque sei meglio di un attaccante del Milan. Questo in questo momento basta e avanza. E poi adesso tra poco scoprirai che squadra ti fa questo signore. Stefano, allora, la novità è questa. Quando prima Veronica ti chiedeva Diegaro. La pronuncia corretta è Diego. È Diegaro. Quindi dopo quando leggiamo le classifiche dobbiamo assolutamente correggerci. Guardavo l'altro giorno dagli amici di Romagna Sport una piccola curiosità. Dal 2003-2004 ho letto un po' di storia di questo club. Tocchiamo ferro ovviamente, state facendo un grandissimo campionato. Sarebbe la prima volta in eccellenza per questa squadra? Sì, è già la prima volta in promozione, perché l'anno scorso è stato il primo anno e quest'anno un secondo di una programmazione di 4-5 anni, però ci troviamo lì. Speriamo, tocchiamo ferro. C'erano squadre più attrezzate. Io ti chiedo da dove nasce questa partenza, prima a ritmo leggermente più brando rispetto a Russi e poi un'impennata incredibile, addirittura vincendo lo scontro diretto con Russi. Sì, la prima l'abbiamo persa, con Reda in casa. È un primo tempo che ci hanno dato una lezione molto sonora. Abbiamo tenuto, il secondo tempo abbiamo fatto molto bene, siamo partiti da lì. Il gruppo, lo staff che abbiamo preparato a luglio, ad agosto, proprio un cemento armato che piano piano, attraverso una solidità e una continuità dei risultati, ci ha fatto credere in noi. La programmazione, è stata basilare la programmazione.
Assolutamente. E questo è importante. Poi tra poco scopriremo proprio con il mister qualcosa di più su questo club che indossa, ricordiamo, la maglia rosso-blu. Samu, adesso puoi chiedere a questo signore che squadra tifa. Che squadra tifi? Te lo devo dire, sicuro? Sì. No, no, è meglio di no. Ti lascio nel dubbio. Io il mio. Ecco, bene, allora. Io anche, purtroppo. Stringetevi la mano. Anticipato. Smetteremo di soffrire. Dai. Benissimo, benissimo. Allora, adesso, proprio su questa battuta, andiamo a vedere quello che è successo nel dettaglio nel campionato d'eccellenza. E già vi ha detto appunto la nostra Veronica che vedremo anche le immagini inerenti a Rimini, esatto. Bellaria, ma poi tutto in Sport Up, perché è proprio una trasmissione dedicata a Rimini. Prego. Ebbene sì, 23esima giornata con 17 reti segnate. Partiamo con il periodo negativo del Corticella che continua, nonostante l'arrivo in panchina di Dennis Musolesi. Castrocaro Corticella, dunque 2-1. 0-0 fra Massa Lombarda e Faenza, fra le gare rinviate anche Faro Granamica, Real San Lazzaro Marignanese 0-1, classe Old Meldola 1-0, San Pierana Progresso anch'essa rinviata, Bellaria Giamarina Rimini 0-3, pioggia di reti invece fra Cervi e Sant'Agostino 2-4, Fiariccione Sasso Marconi 1-1, non sono mancate anche qui le polemiche per il gol della Fiariccione che sembra derivi da un presunto tocco di mano. Argentana Savignanese decide Lolli che regala quindi 3 punti alla Savignanese 0-1. Ricordando che il capocannoniere del girone è Alessandro Noselli del Sasso Marconi con 12 centri, passiamo a vedere quella che è invece la classifica dove troviamo sempre in vetta il Rimini che vanta il miglior attacco con ben 50 reti segnate, davvero tantissime, e la migliore difesa solo 12 i palloni raccolti in fondo al sacco. Fisso ancora il Sasso Marconi in seconda posizione a 49 punti, Massa Lombarda e classe 39, risale invece la Savignanese, poi troviamo Castrocaro Fiariccione, risale anche la Marignanese a 33 punti, Granamica Faenza, Progresso Real San Lazzaro, invariata invece la situazione per quanto riguarda la parte bassa della classifica dove troviamo Argentana Sant'Agostino, in zona playout Corticella San Pierana Faro Olmedola e a chiudere Cervia Bellaria Giamarina. Perfetto come sempre Veronica, allora pregherei il nostro regista Stefano Papini di farci vedere qualche immagine inerente al big match di ieri, derby tra Bellaria e Rimini che puntualmente arrivano adesso. Prima di chiederti appunto di questa partita vorrei una panoramica su alcuni risultati di ieri, Giacomo. Quelli che ho segnato in questo momento sono questi, quelli più sorprendenti. La Marignanese che si stabilisce all'ottavo posto in classifica che espugna il campo del Real San Lazzaro, il Sant'Agostino che ottiene un'importante vittoria per quel che concerne la salvezza 4-2 sul campo del Cervia, la partitissima oltre a Bellaria Rimini, Fiariccione Sasso Marconi terminata con polemica sull'1-1 e la vittoria della Savignanese sul campo dell'Argentana per 1-0. Sì, allora partiamo un po' dall'alto, quella del Fiariccione contro il Sasso Marconi. Era la gara, forse tu hai detto big match Bellaria Rimini, io ti ringrazio, ma effettivamente il big match di giornata era Fiariccione e Sasso Marconi e lì ci sono state molte polemiche per il gol del Fiariccione, sembra che ci sia questo tocco di mano su questo traversone dalla fascia laterale che ha indirizzato il pallone verso la rete, c'è stato molte polemiche per quello che riguarda questa azione, ma sembrerebbe anche per altre due azioni, due richieste di calcio di rigore. Leggendo un po' sui quotidiani di questi ultimo fattore non si sente e non si legge, ma sono andato a indagare un attimino per cercare di vedere anche le immagini per capire effettivamente se questo calcio, se questo gol era fatto con la mano. A Sasso Marconi lamentano anche questi due presunti calci di rigore. Per quello che riguarda questa la zona alta, la Marignanese sì, conferma il magico momento di Mister Montalti, della squadra di Mister Montalti che è in trasferta veramente a un rullino di marcia impressionante. Veramente impressionante. E quindi sono contento per Mister Montalti che ha preso una squadra che era in piena zona lotta play-out e l'ha portata in una zona tranquilla, anzi nei quartieri alti. Stesso discorso vale anche per la Savignanese che ottiene grazie a Lolli ma anche a Pazzini, al portiere Pozzini che ha eseguito alcuni interventi di notevole pregevole fattura, e ha portato, è riuscito a ottenere i 3 punti e classificandoci in una classifica veramente buona. Per quello che riguarda la lotta alla salvezza, ahimè c'è il Cervia che ahimè in
parte, perché almeno riusciamo sempre come Bellaria a avere tre punti dalla zona play-out. Continua questo altalenante risultati, ottiene una vittoria fuori casa e però ottiene anche una sconfitta in casa contro il Corticella, una diretta concorrente, poteva essere una diretta concorrente col Sant'Agostino, scusate, e quindi perde in casa, perdendo anche l'aggancio alla zona play-out. Bene, mentre chiedo al nostro Stefano Papini di farci vedere il prossimo turno, così intanto andiamo a vedere appunto le sfide più importanti, soprattutto un occhio di riguardo sempre in particolar modo per il Bellaria che segue il nostro Giacomo, che sarà impegnato sul campo del Gran Amica, che ieri ricordiamo non ha giocato. Il Rimini invece, dopo la partita di mercoledì, ricordiamo finalissima di Coppa Emilia in programma allo Stadio Nicoletti alle ore 14:30, giocherà in casa contro il Classe. Queste un po' le sfide, però ti volevo chiedere un piccolo commento su Bellaria Rimini. Ieri hai avuto con me da che fare con la diretta streaming, anche con il nostro collega Emanuele Pironi, il punto di vista della tua squadra, del Bellaria. Non lasciamo stare i Rimini, che dopo avremo modo di approfondirlo proprio nel corso di Sport Up. Sì, ieri era il secondo derby in 7 giorni, secondo derby è molto difficile, visto che si affrontava la prima della classe, però si cercava di vedere una reazione di quello che riguarda la squadra di mister Mosconi dopo il 3-0 rifilato dalla Savignanese. Il primo tempo c'è stato un leggero miglioramento per quello che riguarda il furore agonistico e anche l'intensità di gioco, anche se effettivamente azioni da gol non ce ne sono state. Sono state due azioni un po' pericolose, però tiro in porta, il portiere Scotti, che rientrava dopo l'infortunio, non ha dovuto mai intervenire. Invece il secondo tempo è iniziato molto male. È iniziato molto male con 2 gol in 5 minuti e ha chiuso la partita. A mio avviso, quello che ho visto ieri, però c'è stato anche un errore tecnico e tattico. Per me mister Mosconi ieri ha sbagliato un po' la formazione. Io a fine partita ho fatto questa domanda diretta a mister Mosconi, lui mi ha detto che è stato costretto da un infortunio durante il riscaldamento di Moramarco a spostare Cicchetti, laterale di centrocampo, in difesa. Però ieri contro Abdul veramente è stato devastante. Questo giocatore del Rimini ha distrutto e ha messo la partita come voleva lui. Ebbene, allora, grazie della tua panoramica. Adesso ci spostiamo con la regia a vedere quello che è successo in promozione, così andiamo a toccare con mano anche il girone di mister Stefano Scarpellini con la nostra Veronica leggiamo il tutto. Ricordiamo. Prego. Anche Daniele, Old Medo, la Fiericcione, una delle gare che va recuperata per quanto riguarda l'eccellenza. Promozione girone D, giunti alla 21esima giornata, anche qui 17 le reti segnate. Allora partiamo con Valle Savio Gatteo 0-4, questa sfavillante giovane cattolica che continua a macinare punti contro il Reda 3-0, rinviata Rialdo Vadola, Runco Edelweiss. Gambettola Russi 2-1, riesce a fermare per la seconda volta in campionato il Russi. Fosso Ghiaia San Pietro in Vincoli, andremo anche questo a breve a vedere quello che è successo, 0-2. Vittoria sofferta per quanto riguarda invece calcio Cotignola, i danni del Savarna 2-0. Indomita invece la Stella che ferma sull'1-1 il Dieghero. Calcio del Duca Torconca 1-0. E poi questo colpo del Bacchia Cesenatico ai danni del Tropical Corriano per quanto riguarda 2-1 il risultato finale. Ricordando che anche qui ci sono diverse gare da recuperare, tra cui Savarna, Calcio del Duca, Reda, Fosso Ghiaia e Rialdo Vadola, Runco e Edelweiss. Diamo uno sguardo anche alla classifica, ricordando che il capocannoniere del girone, Farabegoli del Ronco del Vais, con 14 centri. E allora troviamo il Dieghero in vetta, 48 punti, con la migliore difesa solo 9, davvero i gol incassati. A seguire poi in zona playoff il Russi 41, Giovane Cattolica 40, Calcio del Duca 37 punti, che vanta anche il migliore attacco, 37 i centri. Gambettola che giunge in zona playoff a 34 punti, seguita poi da Torconca, Calcio Cotignola che risale la classifica, così come San Pietro in Vincoli e Gatteo, Ronco del Vais, scende un po' il Tropical e poi in zona playout Stella, Savarna, Bacchia Cesenatico e Valle Savio, zona rossa invece per quanto riguarda Rialdo Vadola e Fosso Ghiaia.
Intanto arrivano dei messaggi per il nostro amico dell'Igea Marina, Gavannin, un giocatore come te, qui ti dico già sono i tuoi compagni, forte e bello, cosa ci fa ancora Igea? Ancora, ormai, io sono alla fine. Senti, qui invece sono un pochino più cattivelli, ti scrivono, ma è vero che si dice che il campionato di prima categoria girone H lo può perdere solo Mister Vanni? Secondo me è molto bravo come mister, tu cosa puoi dire in più? Io ormai sono parecchi anni che ce l'ho come mister e secondo me è molto bravo, soprattutto a tenere il gruppo. E questa è una cosa fondamentale, esatto, soprattutto quando si gioca in queste categorie. Benissimo, allora adesso entriamo proprio nel vivo del campionato di promozione, andiamo a vedere il primo servizio, quello che è inerente appunto alla gara Gambettola Russi, servizio. Il Gambettola vendica la sconfitta dell'andata col medesimo risultato. La formazione di casa ribalta l'iniziale svantaggio trovando i gol partita di Rapina con un contropiede magistrale. Per i russi, ennesima beffa di stagione, la benzina è finita e ora, mentre Di Garo vola, la classifica occorre guardarla dietro la schiena per evitare possibili ribaltamenti e difendere la seconda piazza. Padroni di casa subito avanti, da un calcio piazzato nasce il tiro finale di Salvadori, che non inquadra il bersaglio. L'azione offensiva di marca locale non accenna a fermarsi, Ronchi tenta lo scavetto senza fortune. Proteste ai ospiti al primo vero affondo con Grimellini, forse strattonato al centro dell'area di rigore. Il gol è però nell'area, arriva puntuale un'azione dopo quando dalla bandierina il colpo di testa di Giordani fa da sponda per la zampata vincente di Ravaioli. Gli ospiti cercano i bis, Grimellini vuole ripetersi come la domenica prima, ma la barriera mura la sua conclusione direttamente da calcio piazzato. Falchetti all'area in baggio, ma Coralli qui si divora, i 2-0. Capitan Pasini prova a dare la scossa ai suoi, tiro deviato in corner e proprio dalla bandierina nasce il colpo di testa di D'Altri fuori misura. Stesso discorso dicasi per la conclusione finale di Toscano. La ripresa porta subito al pareggio del Gambettola. Da una punizione guadagnata e battuta con estrema abilità e velocità, il Russi risulta guardingo e bello addormentato. Ronchi ringrazia e saluta tutti. 1-1 e via ai festeggiamenti. I falchetti non ci stanno, reazione rabbiosa, tiro di Fabri, Morelli respinge sui piedi Galamini che viene murato dai difensori neroverdi sul più bello. Da un tiro di Coralli, fuori misura, nasce un assist per Fabri, ma Morelli ci mette più di una pezza. Da una ripartenza, l'ennesima arancione, con gentile concessione dell'intervento scomposto della retroguardia di casa, Fabri mette al centro, Morelli interviene, poi la difesa allontana il pericolo. Grimellini fa la torre, la buona d'attacco e fornisce assist per Fabri, che scarica in diagonale dalle parti di Morelli, che aiutato da Guantone e anche da Fattore C, si salva in qualche modo. Dalla punizione battuta proprio da Gualandi, la difesa del Gambettola respinge e parte in contropiede, attaccando l'ultimo uomo rimasto a difendere la propria metà campo. Palla persa puntualmente, capitano Giacomo Pasini trova il beffardo 2-1 che fa esplodere lo stadio amico. Gli attacchi finali dei russi non producono nulla. I gol di Pasini sembra smorzare l'entusiasmo ospite che si limita a recitare i copioni del film di Robbie Williams L'attimo fuggente. Capitano, mio capitano. Ma salendo in cattedra e sui banchi di scuola ci sentiamo di dire a questo Russi che serve nuovamente volare come un falco per riprendere quota in classifica. E allora, a proposito di capitano, mio capitano, arriva un'altra domanda per te, Andrea. Una domanda per Gavannin, ma perché quando giocate te e della moto il capitano lo fa della moto? Quest'anno non è quasi mai capitato. Vedi. Quindi io ho giocato veramente poco, dai. Allora, adesso, dopo aver visto appunto i russi, poi voglio sentire mister Scarpellini, andiamo a vedere quello che è successo invece sul campo del Fosso Ghiaia tra incontro di calcio Fosso Ghiaia San Pietro in Vincoli. Torna successo in San Pietro in Vincoli, lo fa su un campo insidioso di una squadra, quale il Fosso Ghiaia, alla ricerca dell'impresa per mantenere la categoria. Ma fin dalle prime battute sembra essere la giornata giusta per i verdi, che si portano in vantaggio già al quinto, quando da un recupero di Casadio Fabri innesca Januario sul filo del fuorigioco e l'attaccante, ancora una volta, non perdona, risultando una vera macchina da gol. Neppure il tempo di riordinare le idee che il Fosso Ghiaia subisce un 1-2 micidiale. La seconda finalizzazione per il San Pietro arriva 3 minuti più tardi, quando da un cross di Baiardi Baldinotti trova la deviazione vincente, chiudendo da subito la pratica. Il Fosso Ghiaia prova a rispondere con Molducci, ma prima quest'ultimo viene chiuso dal tempestivo recupero di Zanzani e successivamente da Sassi, che approfitta della propria indecisione. Tuttavia Sassi viene finalmente chiamato alla parata. Lo stesso Taddei si rende protagonista nuovamente con un traversone sul quale Chiellini alza la mira. In chiusura di tempo, sortita offensiva del San Piero con una conclusione di Baldinotti parata da Francesconi.
Ripresa subito che vede un episodio a Moviola. Baldinotti e Panzavolta si scontrano in area avversaria. Il Fosso chiede il penalty, ma l'arbitro sorvola. Più pericolosa l'azione di marca ospite, firmata da un traversone di Carrozzo con Baiardi che centra la traversa. Poi successivamente Francesconi fa buona guardia. Il Fosso Ghiaia fa quel che può. Poppi prova a rendersi pericoloso, ma non inquadra i bersagli e che sia giornata nera si comprende quando Panzavolta va in rete, ma l'arbitro annulla il gol perché stavolta stava annotando una ammonizione. Tutto reso vano. Questa volta però nell'area ospite arriva l'intervento del direttore di gara che lì distende Baiardi. Per l'arbitro trattasi di calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta lo stesso Baiardi che si lascia ipnotizzare la conclusione da Francesconi che si rifugia in corner. I padroni di casa cercano di non ammainare la bandiera, ma Poppi, cadendo in area di rigore anziché il penalty, trova l'ammonizione per simulazione. In dirittura d'arrivo, Guerra regala l'ultima emozione con un calcio piazzato deviato da Francesconi. Per il San Pietro, un 2017 più convincente sul piano del gioco. La cura freschi e l'aria fresca del nuovo anno sembrano aver dato una boccata d'ossigeno ai verdi, non solo nei polmoni, ma anche nelle idee. Allora, Stefano, andiamo ad analizzare questo girone. L'anno scorso il Diegaro era in zona rossa, lottava appunto per mantenere la categoria. Quest'anno hai detto che in virtù anche del gruppo, della forte coesione che c'è stata dei tuoi ragazzi, avete ottenuto questo primato. Io ti chiedo, dopo le prime 8 giornate, vedendo appunto la partenza sprint del Russi, 24 punti e quindi 8 vittorie consecutive, quanto ci credevi di poter veramente raggiungere il primo posto e addirittura di superarli? Abbiamo cambiato lui ride, 18 giocatori su 25 rispetto all'anno scorso perché abbiamo cambiato tutto lo staff. Ci siamo, prima di tutto abbiamo fatto gruppo fra di noi con Filippo Antoniacci, con Placuzzi, con il preparatore dei portieri che l'ha fatto Paride, col presidente, abbiamo fatto gruppo. Poi abbiamo scelto uomini, ragazzi bravi, ragazzi che avevano voglia di mettersi in gioco. Anche ragazzi che venivano da stagioni particolari, non deludenti diciamo, ma particolari, o ragazzi che avevano anche smesso. E abbiamo fatto un gruppo dalla dirigenza allo staff ai ragazzi forte. Proprio dopo 8-9 giornate che abbiamo cominciato a inanellare risultati positivi, ho detto in spogliatoio, fino adesso dicevo di guardare con due occhi verso il basso, adesso cominciamo a guardare con un occhio in basso e un occhio in alto. Perché siete bravi e cominciavamo anche a giocare bene. Vediamo quanto tengono il passo davanti. Abbiamo fatto, è arrivato Tony, e qualcuno che stava male cominciava a guarire, qualcuno che era fermo da parecchio tempo cominciava a stare in forma e soprattutto ci eravamo accorti, io, Filippo e gli altri, di una cosa, che mai, mai, soprattutto nei vecchi, abbiamo dovuto dire dai, dai. Cioè andavano tutti a mille, ma una cosa incredibile, mai abbiamo dovuto richiamare qualcuno. E allora abbiamo cominciato a guardare anche con un occhio verso l'alto. E state coltivando questo sogno, io non a caso mister ho scelto queste immagini che sono proprio di inizio stagione, un pareggio se non sbaglio pirotecnico con il San Pietro in vincoli, sì. No? Lì era ancora diciamo un Diegaro in fase di costruzione, in fase di rodaggio, e da lì forse anche da sfide come del genere è nata la convinzione di poter fare questo grandissimo campionato, secondo me. Sono perfettamente d'accordo, perché lì è stata una partita in cui ci siamo resi conto che eravamo consistenti e giocavamo con molti giovani. Davanti c'era, a quella partita lì ha giocato Maxim, un 98 che non aveva mai giocato con gli adulti. Giocava gente che rientrava da poco, non in forma, e abbiamo visto che eravamo cemento armato e avevamo consistenza. E quindi proprio da quella partita, hai perfettamente ragione, ci siamo resi conto che non avevamo più paura di nessuno. Qualche squadra rispetto allo scorso anno ha deluso le aspettative. Io le chiedo se si aspettava innanzitutto, rimanendo qui nella zona, un Coriano così indietro in classifica, ma anche lo stesso San Pietro in vincoli. No, assolutamente no. C'erano squadre che sbandieravano acquisti eccellenti, situazioni, rose eccellenti, però noi proprio dall'anno scorso, dove abbiamo fatto bene come primo anno e avevamo dei giocatori sulla carta importanti, ma non abbiamo fatto amalgama. Quest'anno abbiamo puntato sulla possibilità anche caratteriale, perché caratterialmente mica tutti si prendono, mica certo. È facile fare gruppo.
Dall'inizio, dalle prime discussioni con lo staff, abbiamo puntato sul scegliere giocatori di ruolo giusto, in modo da non avere più di doppioni, al massimo due per ruolo, e non giocatori che si litigassero il posto, ma soprattutto sul carattere dell'uomo, del ragazzo, sul carattere della persona. Per il momento ci dice bene. E io le faccio i complimenti, mister. Andiamo a vedere assieme proprio, grazie anche alla cura di Stefano Papini, il prossimo turno di promozione, che anche qui sfide interessanti, le vediamo appunto con la nostra Veronica. Qui c'è Russi che affronterà in casa il Bachia Cesenatico. Esattamente. Vediamo anche il Tropical Coriano contro il Calcio del Duca. Abbiamo Calcio Cutignola Dieghero, Torconca Fosso Ghiaia, Stella Gambettolo, Arronco Edelweiss Gatteo, Savarna Giovane Cattolica, Reda Realdo Vadole, San Pietro in Vincoli, Valle Savio. Mister, che gara si aspetta contro il Calcio Cutignola? Molto molto difficile, perché è stata la squadra che nel girone d'andata, anche dal punto di vista del gioco, ci ha messo in difficoltà. Noi siamo stati molto più concreti di loro, però loro a livello di azioni, di sviluppo del gioco, e poi avevano un giocatore come Corbino molto importante per lo sviluppo del gioco in attacco, che era in panchina da un infortunio. Abbiamo un piccolo vantaggio, che credo che Fabbi sia squalificato. Sì. Cercheremo di sfruttarlo, perché è un giocatore che ha un'inventiva, una capacità di superiorità numerica importante per la categoria, molto importante. Poi molto dedito, molto bravo, mi impressionò l'andata. Però come gruppo, come squadra, hanno questo difetto che a volte sono un po' altalenanti. Però sono come tutto il girone, perché un girone che magari non ha delle eccellenze fortissime come l'anno scorso la Marignanese o la Fiaricione, che aveva un potenziale enorme, però è un girone dove veramente l'ultima può battere la prima sempre, sempre. Mi trovo d'accordo assolutamente, vedendo anche i nomi dei club. Va bene, noi ci fermiamo un attimo, un minuto e mezzo, dando la linea alla pubblicità, poi ritorniamo e spazio alla promozione marchigiana. Pubblicità. Sì, sto entrando da Oliviero, la città dell'abbigliamento. Qui c'è tutto. Sì, sono settore abiti eleganti. Diglielo, diglielo a tua moglie, c'è anche settore abbigliamento femminile, elegante, sportivo, bellissimo. Mi chiedi se ci sono gli abiti da sposa. Ma qui è una città degli abiti da sposa, una città degli abiti da sposa. Tu pensa, che ce ne sono più di 1000. Non solo, ci sono anche le bomboniere. Una volta Oliviero era is beautiful, oggi Oliviero è in champion. Oliviero.it, la città dello shopping. Montefeltro, vedute rinascimentali. Venite a scoprire la bellezza che ha incantato e rapito i grandi maestri del Rinascimento. Oleificio Pasquinoni, all'avanguardia nell'impiego delle più moderne tecnologie, che unite alla passione, l'esperienza e l'amore, danno vita ad un prodotto straordinario. Extra Eco, l'olio buono, è di casa Pasquinoni. Una goccia d'olio buono è una goccia di vita, che nutre e previene. Oleificio Pasquinoni, nuova sede, ma vecchie tradizioni. Mosciorbole, mosocme, mosciò! Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Provi i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Ti embotta è il nostro motto e da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stendipizza o stendipiada secondo il vostro uso, griglia petrolavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Romagnasport.com, il portale dello sportivo romagnolo, dove trovare tutto, ma proprio tutto, sul calcio dilettantistico, anche femminile. L'unico sito con tutti i risultati in tempo reale fino alle categorie minori. Le classifiche live, i commenti delle gare, le foto e le sintesi video degli incontri. E se vuoi, puoi interagire anche tu.
Registrati e verrai abilitato ad inserire il risultato in tempo reale della tua squadra. romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Ebbene, rientriamo in studio perché dopo la promozione ci spostiamo appunto alla promozione marchigiana, la Romagna delle Marche. Come spesso diciamo, andiamo di là del fiume Tavollo, dove troviamo appunto campionati sospesi. E allora, prima di entrare nel dettaglio, vediamo subito quello che è successo. Ecco qua le gare che rimangono comunque invariate, perché come dicevo si giocheranno quindi sabato tra il 28 e domenica tra il 29. Stessa cosa per quanto riguarda la classifica, dove comunque troneggia il Barbar, quindi Ilario e Lorenzini, seguito poi da Atletico Alma, Olimpia e Moio Vallesine e Senigallia in zona play-off. Per quanto riguarda invece la parte bassa della classifica, in cima alla zona play-out Gabice Gradara, Valfoglia, Villa Musone, Belvedere, e chiude il fanalino di coda Audax Piobbico. Andiamo però con Daniele a vedere, no? Meglio specifico. Andiamo a vedere quello che è successo dopo l'ultima giornata. Tu giustamente hai voluto fare un punto approfittando anche che i campionati si sono fermati. Sì. Allora andiamo ad ascoltare quello che tu hai da dire proprio attraverso il servizio curato dalla nostra Veronica Lisotti. Sospese tutte le attività dei campionati regionali marchigiani dall'eccellenza alla categoria giovanissimi, con le relative gare differite nel weekend del 28-29 gennaio, facciamo il punto sul campionato promozione Girone A, giunto alla prima giornata di ritorno dopo il mercato riparatore di dicembre. In testa alla classifica da bene 4 giornate l'Ilario Lorenzini, 35 punti e una sola sconfitta, 14 risultati utili consecutivi per il riconfermato mister Ciattaglia. I gialloblu, guidati da Bomber Appi, giunto a 7 centri, possono vantare il maggior numero di urrà, ben 10, e il minor numero di sconfitte è appunto una. La fuga dunque prosegue. A 31 punti l'Atletico Alma, da 4 giornate appaiato in quarta posizione. Dopo la vittoria di misura nel finale sulla Passatempese, dovrà vedersela con l'Olimpia Marzocca, compagine candidata ad inizio stagione alla vittoria del campionato. Secondo miglior attacco del campionato, 29 gol, sono ben 10 quelli messi a segno da Andres Rolon, da 26 gol nell'ultimo campionato con il Marzocca, per una media di segnature tra il 17esimo e il 53esimo minuto di gioco. Terza piazza invece per l'Olimpia Marzocca, 9 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte, con il reparto avanzato più prolifero, 31 centri, e la migliore differenza reti, 0. Dopo essere stata in vetta la terza giornata, dalla quinta all'ottava e dalla decima alla tredicesima, 19 sono i punti conquistati in trasferta per una compagine da Asporto, e Dennis Pesaresi a candidarsi capocannoniere d'inverno con 13 reti. Si va in quel di Moie, 27 punti, i rossoblu saliti in promozione conquistano 16 punti in casa contro gli 11 della trasferta, e con 8 vittorie all'attivo sono guidati da Capecci, che vanta 7 sigilli. Altra neopromossa che sta facendo davvero bene è l'FC Senigallia, nata dall'accordo tra Vigorina e Miciuli, che chiude la zona playoff a 25 punti, meglio in casa però 19 quelli infatti conquistati. A centro classifica il Vigor Senigallia, quota 25, Losimana 23, Passatempese 21, e in coabitazione a 20 punti Laurentina, Vigor Castelfidardo e Nuova Real Metauro, su cui la cura rondina pare funzionare. Qualcosa in più si aspettava dai ragazzi di mister Marincioni, tra le favorite a restare nella zona alta della graduatoria ad inizio stagione. Migliore però difesa, solo 21 i palloni raccolti in fondo al sacco per la Vigor Castelfidardo, ma peggiore attacco, solo 11 infatti i bersagli messi a segno. Si arriva dunque a quota 19, dove troviamo la matricola Gabice Gradara. Dopo la crisi di risultati che ha attanagliato gli adriatici per ben 7 giornate, costringendoli a quota 15, i rossoblu hanno aperto questo 2017 con una vittoria ed un pareggio, che oltre a fare morale, come spesso si dice, conduce all'estremità della zona play-out. Un cammino a due facce, quello di Fabri e Company, che coniugano punti e buone prestazioni sino all'ottava giornata, per poi latitare fino alla quattordicesima. Infermeria costantemente occupata e un reparto offensivo che fatica ad ingranare dopo aver ben abituato i tifosi la scorsa stagione ad una scorpacciata di gol.
Promozione è certo altra categoria, nuovi volti centellinati e la voglia sicuramente di ritornare a sorridere. 12 punti in trasferta, solo 7 quelli in casa, 5 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte per una compagine che deve ritrovare il cecchino Alessandro Rossi e bomber William Muratori, probabilmente già a disposizione dal prossimo incontro dopo l'operazione al menisco subito a dicembre. Obiettivo salvezza, i tifosi ci credono, il tecnico Cangini anche, ma ci sarà da lavorare sodo. A chiudere in condominio Valfoglia 18 punti, Villa Musone 17 del nuovo tecnico Fermanelli. Prossima avversaria degli Adriatici domenica 29 gennaio ore 14:30 stadio Maggi Gabicemare. Belvedere 12 punti e il fanalino di coda Audax Piobbico, quest'ultimo con la peggiore difesa, 31 le reti incassate e maggior numero di sconfitte, bene 11. Tutto rinviato dunque all'ultimo weekend di gennaio per questo campionato molto equilibrato e non nuovo a capovolgimenti di fronte. E poi si sa, il girone di ritorno è tutta un'altra storia. Ebbene sì, il girone di ritorno è tutta un'altra storia. Piccolo Samu, tu che squadra, qual è il giocatore preferito del Napoli? Tifi Napoli, qual è il tuo? Insigne. No, non mi dire Insigne, non fai star male, dopo sabato sera mi fai star male. Giacomo, guarda, ti ha detto un nome a caso lui, ti vuole bene questo bambino? Sei sicuro che non ti piace Suso? No. Sei sicuro? No, Pensaci. Va bene, andiamo a vedere adesso il campionato di prima categoria, girone H, con risultati e classifica. E qui, Veronica, ci sono un po' di risultati importanti, soprattutto per la zona rossa. Prego. 17esima giornata, 26 invece centri messi a segno, partendo da Pietracuta Miramare 3-2, Morciano Calcio Romagna 3-0, 1-0 invece fra Junior San Clemente e San Termete, Colonnella Spontricciolo 2-1, Igea Marina Villalta 2-0, Granata Verucchio 1-2, Poggio Berni Vis Misano 1-1 e l'unico pareggio di giornata, Real Miramare Vis Nova Feltria 4-3. Ricordando che Vis Nova Feltria, Colonnella e Verucchio, Igea Marina sono gare che ancora devono essere giocate, come ci anticipava prima il nostro ospite, nella fattispecie Verucchio e Igea Marina verrà appunto disputata mercoledì. Vediamo invece quella che è la classifica, dove ricordiamo che comunque il capo cannoniere del girone è docente del Real Miramare con 15 gol. Eccola qua, troviamo Igea Marina a 39 punti con la migliore difesa, solo 9 davvero, e i palloni raccolti in fondo al sacco. Poi troviamo in zona playoff Pietracuta con il miglior attacco, 33 i gol messi a segno, Verucchio, Granata, Real Miramare che entra in zona playoff, poi Vis Misano, Morciano Calcio, Spontricciolo, San Termete, Junior San Clemente, in zona playout Colonnella Miramare, Poggio Berni, Vis Nova Feltria e Romagna, a chiudere Villalta. Eh sì, dunque ricordiamo appunto che Nova Feltria, Colonnella e Verucchio e Igea Marina hanno una partita in meno. Verucchio e Igea Marina sarà giocata mercoledì, questo in programma alle ore 20:30, dove sarà protagonista sicuramente il nostro Andrea. Per quanto riguarda questo girone andiamo a vedere il servizio e poi ci concentriamo anche con Andrea per le domande inerenti all'Igea Marina, capolista di questo girone. Andiamo a vedere quello che è successo, l'incredibile sfida tra Real Miramare e Nova Feltria. Servizio. 6 minuti di fuoco, 6 minuti paradossali se si pensa all'evolversi del match e 6 minuti dannati che hanno ricordato anche la finale dei grandi appartenente alla Champions League edizione 2005. Allora in campo c'erano Liverpool e Milan, a Misano, strano campo per chi si chiama Real Miramare, danno vita a una partita bella, vincente, da applausi le due compagini chiamate Real Miramare e Nova Feltria. Il ritorno a gol di Lorenzo Fravoni dalla sua mattonella chiamata calcio piazzato e l'arrivo di Stefanelli in doppia cifra in quanto a marcature sigrate sono le note lieti di un amarissimo verdetto, forse impietoso. A immagine di partenza nello scacchiere gialloblu vediamo il rientro record in difesa di Andrea Gabrielli ad un mese dall'intervento al menisco, mentre dall'altra parte il dilemma sorge spontaneo, che ci faccia docente in queste categorie è ancora da capire. Tuttavia a Nova Feltria arriva la pacca sulla spalla anche degli avversari. È riuscito a portare a casa un risultato contro una squadra che non merita la classifica che ha. Facciamo ancora troppi errori su situazioni che proviamo e riproviamo in allenamento. Spero che questa rimonta fatta con il cuore e con la determinazione ci faccia capire che siamo una squadra che ha delle qualità ma che non si può permettere di giocare sotto ritmo e considerarsi brava, perché se non si lotta e non ci si guadagna il pane fino all'ultimo secondo le partite non si portano a casa. Ritorno al sorriso per Lorenzo Fraboni che da buona faina inventa una traiettoria velenosa che batte l'incerto Gozzi, dando la prima gioia di giornata al team gialloblu. Chiara Vallotti, che non vuole essere da meno del collega, insidia la porta di Ronci, bravo ad evitare il peggio.
lo stesso che era Ravallotti, dialoga con docente, il quale non inquadra il bersaglio. Che fra buoni giochi col sorriso si comprende quando nuovamente da calcio piazzato, con insistenza di uno che gioca fisso alla PlayStation, disegna una traiettoria nuovamente velenosa, Gozzi carambola nell'incertezza precedente e Cupi ringrazia trovando il tapis vincente per il 2-0. Il Nuova Feltea esprime un buon calcio e andrebbe anche al tris se il colpo di testa di Federico Baldinini non venisse annullato da una posizione di offside. Festa Nuova Feltrese? Assolutamente no, il perché ci viene spiegato dal tecnico Guerra. L'aspetto del calcistico fino ai 60 minuti lo salverei completamente, in maniera indiscussa. Invece per quanto riguarda la concentrazione, la mentalità che bisogna portare fino alla fine dei 90 minuti, pessimo. E quello che succede dopo è quanto detto dal tecnico, sortito offensivo di docente, steso in aria e calcio di rigore. Dagli 11 metri, palla nel set e nulla da fare per l'incolpevole Ronci. Stessa misura e stesso giudizio ad inizio ripresa. Stefanelli, spedito in porta, viene fermato così da Biagini. Dagli 11 metri lo stesso nazionale sanmarinese firma il tris, doppietta personale e quota 10 toccata in stagione. Sul 3-1 ospite inizia l'assedio del Real Miramare, prima con Chiaravallotti che chiama la grande risposta il portiere Ronci, poi con un colpo di testa docente che si spegne alto. Nel mezzo il tiro di Antonelli che viene bloccato da neoentrato Casalboni. Si accendono ulteriormente gli animi, Chiaravallotti per una reazione viene ammonito per la seconda volta e allontanato dal terreno di gioco. Qui il Nuova Feltea accarezza il sogno di vivere una giornata tranquilla, mai valutazione più azzardata. Ronci sul traversone di Biagini viene anticipato in uscita dal colpo di testa vincente di docente. Giochi riaperti e 2-2. Poco dopo, altra leggerezza ospite, Bonucci in area avversaria, ha il tempo di girarsi e trovare una volée vincente che batte l'incolpevole Ronci. Gran gol e palla al centro, questa volta siamo sul 3-3. Sale a questo punto la tensione, i nervi diventano difficili da controllare ed ecco che il Real ne approfitta. Punizione di docente, Ronci non trattiene, sulla ribattuta Parma alza clamorosamente la mira e al fotofinish docente dentro l'area di rigore viene lasciato colpevolmente libero di girarsi e di infilare la rimonta clamorosa che sa di beffa amarissima per il Nuova Feltea e di gioia incontenibile per l'ex Rimini e i propri compagni. 4-3 e applausi a scena aperta per una partita di errori, di interpretazioni sbagliate ma con 7 gol all'attivo. Un classico esempio come il pallone possa spedirti in un attimo dalla totale gioia alla completa disperazione. Andrea, che ci fanno questi giocatori come Stefanelli del Nuova Feltea, docente del Real, lo stesso Perini che gioca con voi a DJ in queste categorie? Ma sinceramente per quanto riguarda docente Stefanelli non lo so, perché si vede chiaramente che sono giocatori di altre categorie, magari si devono rilanciare, non saprei. Hai sentito prima il mister Scarpellini che diceva la nostra forza quest'anno per essere primi è stato il gruppo. A Digea, che anche voi l'anno scorso vi ho seguito, viaggiavate inizialmente in fondo classifica, poi a metà vi siete salvati con largo anticipo, cosa è successo quest'anno? Ma il gruppo c'era anche l'anno scorso ed è fondamentale per queste categorie. In più quest'anno abbiamo qualche qualità in più e fa la differenza. La pressione la sentite da capolista? Temete ad esempio Pietracuta, che mi sembra che è l'unica a tenere il passo in questo momento, e perché no anche il Verucchio? Anche il Verucchio, è da tanto che vince e quindi sono le due squadre che ci danno un po' più di ansia, diciamo. Però la stiamo vivendo tranquillamente, ci alleniamo bene. E l'asticella è sempre alta. La squadra che ti ha più impressionato e più deluso di questo girone? La squadra che mi ha impressionato di più è il Pietracuta, chiaramente. Anche se contro di noi non è che ha fatto una gran partita. Loro in 11, noi in 10 dal 20° del primo tempo e siamo riusciti a pareggiare comunque. Abbiamo proprio qui le immagini di quella partita. E la squadra che ha deluso un po' di più, l'ho sentito dire parecchie volte, è la Nuova Feltea. Ti aspettavi qualcosa in più? Qualcosa in più, sì, dai. 31 gol subiti sono veramente tanti. Senti, in questa categoria dove si trovano le motivazioni per mantenere la concentrazione, per essere sempre primi e soprattutto se a DJ avete sentito per la prima volta dopo tante annate anche il supporto del pubblico amico, visto che è stata allestita una nuova tribuna? Il supporto del pubblico amico c'è e speriamo che se ne sia sempre di più col passare del tempo, magari con anche un po' più di caldo, perché lì sul mare fa freddo. Non è facile venire a vedere le partite. E niente, dai. Senti, è una domanda indiscreta, però nello spogliatoio sicuramente, toccando ferro, ci avete pensato, no? Se dovesse capitare che l'Igea dovesse vincere il campionato,
cosa avete in mente di fare? La promozione. No, dai, noi ci teniamo tutti veramente tanto, perché diciamo che soprattutto quelli che giocano lì da tanto, non so se potrà ricapitare di vincere un campionato, quindi ce la stiamo mettendo tutta, cerchiamo di tirare tutti dalla stessa parte e così. Sapete che state diventando l'unica realtà di Bellaria, dato che comunque il Bellaria dalla Serie C addirittura è sprofondata in eccellenza? Non penso che il Bellaria finisca in niente, quindi qualcosa verrà fuori sempre. Diamo la faccia di Giacomo Alpini. Anche se per noi bellariesi comunque sia, è brutto vedere il Bellaria lì, perché abbiamo sempre fatto parecchi, anche che giochiamo a Isea, la trafila delle giovanili abbiamo fatto a Bellaria. È vero, è vero. Andiamo a vedere il prossimo turno, che siamo in addirittura d'arrivo con il nostro Stefano Papini, tante sfide interessanti, vedete Colonnella Granata, Spontriciolo, Ingea Marina, quindi avversario tosto per voi il prossimo turno, Andrea, Bis Misano, Junior San Clemente e poi via via tutte le altre, con il Nova Fete appunto che sarà impegnato in casa contro il Poggio Bene. Sfida salvezza, lo diciamo apertamente. Ebbene, va sì. Bene, allora, io so che avevi un'ultima curiosità per quanto riguarda il mister. Eh sì, mister, noi troviamo nella sua rosa un certo Rodriguez. Valore aggiunto, come uomo prima di tutto, come ragazzo splendido, e ha un valore aggiunto come inventiva, come qualità di giocate, come disponibilità, meraviglioso. Ebbene sì. Grande acquisto. Allora, benissimo. Io ti ringrazio. Grazie a te, diamo appuntamento come sempre con Calcio di Rigore lunedì prossimo alle 19.55. Ringrazio il nostro opinionista, purtroppo mi tocca ringraziarlo sempre, Giacomo Alpini. Ciao, grazie a tutti e buonanotte. Grazie al mister che è intervenuto nei nostri studi, a mister Stefano Scarpellini. Grazie a voi. Complimenti per il campionato, mister. Complimenti, Samu, li facciamo in diretta anche a tuo babbo qui in televisione. Dì, complimenti papà. Complimenti. No, così, questo ci non piace. Non me l'aspettavo proprio. fantastico. Bravissimo. Il mio più feroce critico. E complimenti anche al piccolo Bomber. Sì. Tanta roba. E grazie anche a te, Andrea, e porta i nostri saluti alla società e in bocca al lupo ai tuoi compagni dopo l'incidente accorso. Grazie a voi, riferirò. Noi ci vediamo come sempre tra pochissimo, tutto su Rimini Calcio con Sportup. Grazie ancora.